regione che da anni sta investendo per l'ammodernamento, per la interconnessione per quanto riguarda non soltanto il diritto alla mobilità, ma per quanto riguarda, a mio modesto avviso, all'avanguardia, siamo davvero all'avanguardia, la prima velocizzazione del sud Italia, per cui oggi davvero alziamo l'asticella culturale. Ci auguriamo che questa piccola sfida venga colta non soltanto dagli utenti, dai tanti utenti delle ferrovie apolucane, ma non anche da quelle delle altre aziende ferroviarie, ma soprattutto venga accolta dai baresi e dai cittadini dell'area metropolitana. Avremo la possibilità non solo di fare una sorta di parcheggio di scambio, cioè lasciare le bici e poter salire su un treno, su un autobus urbano o su un autobus extraurbano, ma con questa velostazione diamo la possibilità anche ai residenti del centro cittadino di poter avere un luogo sicuro dove lasciare la propria bici. Oggi non è più possibile costruire degli edifici senza lasciare lo spazio per le biciclette, grazie a una legge regionale che obbliga tutti, nel momento in cui viene rilasciato un permesso a costruire, a realizzare uno spazio, così come accade per le automobili, anche uno spazio a disposizione delle bici. Nel passato non era così e quindi c'è bisogno di velostazioni, di depositi per le biciclette, e questo è un ulteriore passo di un percorso della mobilità sostenibile che questa città ha avviato diversi anni fa. Nei prossimi giorni aggiudichiamo la gara per un'altra pista ciclabile che collegherà il Politecnico di Bari con la pista del parco e di Via Unità d'Italia, che permette di raggiungere il centro cittadino, quindi diciamo in maniera ideale colleghiamo il Politecnico con l'Università degli Studi di Bari, e sono tante le iniziative che sono state previste dal Biciplan. Prossimo passaggio. Attraverso l'interazione istituzionale finanziaria della Regione, che finanzia questa opera con due progetti europei e il privato, le FAL, essere completa il ciclo della intermodalità. La bicicletta si afferma sempre più come mezzo di trasporto e non come mezzo per la pratica sportiva o per il tempo libero. Sono iniziative che moltiplicheremo. Per la prima volta nel piano di attuazione del piano regionale dei trasporti abbiamo introdotto la sezione della mobilità sostenibile. È prevista la realizzazione di 29 velostazioni su tutto il territorio regionale e lo sviluppo di una mobilità ciclistica in connessione con il turismo, per attrarre flussi di cicloturismo che vengono valutati per l'Italia dal Parlamento europeo in 2 miliardi di euro.